La Fondazione Baruchello è nata nel 1998 in seguito a una decisione di Gianfranco Baruchello di donare parte dei suoi archivi, opere, biblioteca a appunto un ente che da quel momento è diventata la Fondazione Baruchello. La Fondazione Baruchello ha due sedi, una nella periferia di Roma, in via di Santa Cornelia 695, e un'altra sede invece nel centro della città, in via del Vascello, vicino al Gianicolo. Gli archivi sono un aspetto importante del patrimonio della fondazione, in quanto non sono soltanto utili per poter studiare e compiere delle ricerche relative al lavoro di Gianfranco Baruchello, ma sono anche delle fonti inesauribili per lo studio e la ricerca dell'arte contemporanea nel senso più esteso di questa parola. Un archivio importante della fondazione è quello del cinema. È costituito da diverse parti ubicate su diversi piani della Fondazione Baruchello. In un grande armadio sono conservati soprattutto i supporti originali dei film che sono stati realizzati tra il 1960 e oggi. Tra le pellicole più antiche di questo archivio ci sono quelle di Verifica Incerta, quelle dei film del 68, ma anche moltissimi altri film che non erano stati visti perché i supporti si erano deteriorati nel tempo o non erano mai stati riversati su supporti più recenti e quindi era impossibile poterli visionare e poterli studiare. Tra questi documenti inerenti e nati in concomitanza di operazioni cinematografiche, una sezione importante dell'archivio è costituita dalla lunga operazione che fu realizzata tra il 1978 e il 1979 e che ha come titolo Du Conservator. Si tratta di un film di circa 24 ore che fu realizzato soprattutto a Parigi con filosofi, personaggi del mondo della critica, poeti, ma anche pasticceri e cioccolatieri. Un'altra parte importante dell'archivio del cinema della Fondazione è costituita dalla biblioteca di libri inerenti questa particolare attività e questa particolare sezione di studio. I libri della biblioteca del cinema sono costituiti da riviste, libri sul montaggio, libri su registi importanti che possono aver costituito una costellazione di riferimento anche per Baruchello. Un'altra sezione dell'archivio del cinema è invece quello costituito dalle macchine da ripresa. Dalla cinepresa e dalle cineprese più antiche, risalenti fino alla fine degli anni 60, per passare poi a varie tipologie di telecamera, alle moviole addirittura con le quali furono realizzati film negli anni 60, come ad esempio Verifica Incerta, tutti questi macchinari, tutte queste tecnologie sono conservate presso la Fondazione Baruchello. Intere cartelle dell'archivio del cinema e dossier raccoglitori in pagine di plastica o, come dicevamo, anche nelle cartelle sospese delle cassettiere Olivetti sono dedicati ai documenti. Tutte le locandine, gli inviti a rassegne cinematografiche, non necessariamente di Baruchello, ma di altri artisti, filosofi che con Baruchello hanno avuto dei rapporti strettissimi, sono conservati presso la Fondazione. Ad esempio, uno studioso che volesse oggi dedicare una ricerca, o come è stato anche nel passato, a un filosofo come Jean-François Lyotard, che negli anni 70 ha dedicato moltissimo impegno e studio a un particolare tipo di cinema che chiamava A-cinéma, può trovare all'interno della fondazione dei materiali che possono aiutare nell'approfondire alcune sezioni anche del cinema di questo personaggio. Un'altra ancora parte dell'archivio del cinema è quello connesso più strettamente all'archivio fotografico. Molto spesso all'interno dell'archivio fotografico di questa sezione degli archivi della Fondazione
sono conservati non soltanto dei frame di film di Baruchello, ma sono anche conservati dei materiali proprio strettamente fotografici che sono serviti però all'interno del cinema, del cinema d'artista portato avanti come ricerca da Baruchello, sono serviti per montare dei film propriamente partendo da materiali invece fermi. Le interazioni che dunque è possibile cogliere visitando l'archivio cinema della Fondazione Baruchello sono veramente molteplici. Sono interazioni con la fotografia, interazioni con la performance e potremmo dire anche con l'happening, sono relazioni con la pittura, sono relazioni che quindi rendono possibile uno studio del cinema d'artista da più punti di vista, da più prospettive, non soltanto teoriche, ma anche concrete. Archiviare, catalogare, inventariare tutti i materiali di questi archivi, in particolare di quelli del cinema, è stata un'operazione portata avanti soprattutto negli ultimi 20 anni, quando la Fondazione Baruchello è nata nel 1998. Questa operazione di archiviazione, che è ancora in progress e che è continuamente da aggiornare, perché non soltanto scopriamo nuovi materiali all'interno degli archivi, ma perché anche informazioni che semmai erano meno note provengono dallo studio in archivi di altri musei, fondazioni, anche internazionali. Gli archivi del cinema, come altre sezioni della biblioteca e della conservazione di materiali più preziosa della fondazione, sono una parte costitutiva del suo patrimonio e soprattutto sono importanti per le relazioni che hanno con altre sezioni della biblioteca. Abbiamo già visto come gli archivi possano essere considerati non soltanto importanti per lo studio dell'opera di Gianfranco Baruchello, ma per l'opera anche di altri studiosi che hanno avuto rapporto e relazioni con Gianfranco Baruchello. Ma per esempio, moltissime parti degli archivi della Fondazione e anche dell'Archivio Cinema sono non soltanto sezioni della biblioteca, ma anche sezioni di cataloghi di mostre, dove anche la parte cinema talvolta è molto importante, che sono naturalmente invece estendibili dal punto di vista dei soggetti e degli anni a un lungo periodo storico che talvolta va dall'inizio del Novecento ad oggi, come per esempio nelle collezioni del Futurismo, ma anche dagli anni 60 prevalentemente ad oggi. Il patrimonio librario che riguarda la sezione cinema va dagli anni prevalentemente 60 ad oggi, quindi è stato costruito nel tempo dagli interessi, dalla ricerca, da quelli che potevano essere elementi anche di riferimento per lo stesso Gianfranco Baruchello, e poi così è proceduto espandendosi fino ad oggi. Quindi all'interno di questa sezione della biblioteca, oltre a tutto il cinema storico e a pubblicazioni su questo cinema che possono andare dalla storica rivista Bianco e Nero a Film Critica o anche al cinema di Godard, al cinema a tutta quella che è stata la produzione di Joseph Cornell in America, si può arrivare oggi a trovare moltissime pubblicazioni proprio di cinema d'artista, tra le quali non possiamo non citare Harun Farocki o Chantal Akerman, personaggi dei quali la Fondazione possiede diverse pubblicazioni. Un aspetto importante degli archivi della Fondazione Baruchello, un aspetto che è presente in tutta l'operazione di conservazione, catalogazione e anche restauro di molte parti di questi archivi, è quella di renderli attivi. Cioè non soltanto dedicarci a questa opera di conservazione, ma anche di sollecitare attraverso borse di studio, ricerche, pubblicazioni, una consultazione di questi materiali sempre più incentrata allo sviluppo di nuove idee e di nuove possibilità a partire da questa sezione della Fondazione.